Ciao a tutti! Allora, oggi vi faccio un video in cui vi faccio vedere gli ultimi acquisti che ho fatto al Todis o Todis, che dir si voglia. C'erano un po' di cosine in offerta e ho preso, chiaramente sono andata lì perché avevo finito il detergente intimo della Matisse, quindi sapete che al Todis prendo sempre le cose della marca Gently. Ho con me anche qui lo scontrino, ho sottolineato tutti i prezzi che vi devo dire. Allora, iniziamo. Questi ve li faccio vedere subito, tanto ve ne avevo già parlato. Il detergente Gently, vedete? Detergente delicato, mani e sederino. Io uso questo per lavare il culino alla Matilde, per appunto. E questo viene 1,99 euro. Mi fa scappare da ridere perché sullo scontrino c'è scritto detergente delicato, nani, sederino. Sembra il sederino dei nani, dei bimbi. Questo, insomma, è inutile che mi perdo tempo in chiacchiere, insomma, già sapete, ecco, che cosa ne penso. È ottimo veramente. Costa poco e lava, non dà irritazioni, io non ho avuto proprio problemi con la Matilde. Poi ho visto che la Gently ha fatto anche dei prodotti nuovi. Questo è uno, è lo shampoo delicato a semi di lino, agli estratti di semi di lino. Questo è per lavaggi frequenti. Sono curiosa di provarlo perché non avevo ancora provato mai shampoo della Gently. E voglio vedere perché mi sembra così come idea che abbia quella stessa consistenza che hanno quegli shampoo della linea Esselunga Gabbiano, con la quale io non mi ero trovata proprio benissimo. Quindi ho detto vabbè, lo provo, male che vada, insomma, non lo prendo più. E questo qui è costato esattamente 2,59 euro. Poi, ecco qui, ho preso, che non avevo ancora visto fino ad adesso, bagno delicato corpo e capelli. Questo qui, sapete, io vi dissi già che come shampoo usavo quello dell'Assorbello, però io le altre volte in cui ero andata al Gently non avevo mai trovato niente per il bagno dei bimbi, o che l'hanno rifornito adesso o che è un prodotto nuovo. E questo qui è costato 1,59 euro, cioè proprio stiamo parlando di prezzi veramente ridicoli. Al solito io sono andata a controllare gli inci di tutti, ma insomma un inci abbastanza, un inci quasi tutto verde, c'è giusto il profumo che comunque è molto in fondo e insomma forse un altro ingrediente che non è proprio verde, ma tipo mi sembrava fosse bianco, sapete, tra quelli che non sono registrati da Beautiful. Ok, detto ciò, ho preso anche questo, vabbè, questo ve lo faccio vedere dopo. Allora, ho preso anche le salviettine, sempre della Gently, perché io ancora non le avevo mai viste. Allora, queste sono quelle che facevano prima, era la vecchia confezione, sempre 72 salviettine, igiene bimbo, e vedete, queste qui, c'è scritto proprio precisamente: confezione in plastica riciclabile biodegradabile, salvietta compostabile. Si vede? Ok. Queste invece sono l'edizione nuova e sono queste qui. Quindi salvette cambio pannolino con estratto di calendula e olio di mandorle dolci. Allora, cosa c'è da dire su queste due? Allora, io questa. Adesso vi faccio. Allora, questa l'ho comprata in offerta e costava 99 centesimi. Esattamente. No, salviette umidificate bimbo. Questo qua, sì. Costava 99 centesimi. Questa invece non era in offerta e veniva 1,99 euro. Sapevo che c'era questa differenza di prezzi, però ero curiosa di provarle entrambe. Vi spiego il motivo. Secondo me, infatti, vedete qua c'è scritto nuova formula. Allora, cosa c'è da dire? Secondo me, così proprio di primo acchito, che chiaramente non le ho ancora provate, però controllando bene, io credo che Gently abbia molto migliorato l'inci di queste salviettine, perché se notate, anche proprio così si vede già ad occhio, questo è l'inci di quelle nuove e questo qui invece è l'inci di quello vecchio, questo qui, eh? Quindi ha accorciato di tanto gli ingredienti, ha levato qualche schifezzuola, il profumo è in fondo. Invece prima era un po' più su, mi pare, fatemi vedere. Ho aggiunto il profumo, io questa cosa me le sono perse. Vabbè, comunque, l'inci l'ha migliorato, su questo è più corto, l'inci è meglio.
L'unica cosa che mi dispiace proprio tanto è che le salviette non sono compostabili perché non c'è scritto e sento già al tocco che il materiale è diverso, quindi vedrete che questo qui non è più in plastica riciclabile e biodegradabile, anche perché c'è scritto qui, vedete, recupera così la confezione, todi, sabbia dell'ambiente, incarto e la plastica vanno in PET, il coperchietto è in plastica, quindi va da un'altra parte. Verifica nel tuo comune come si raccoglie, ecco, quindi non è più biodegradabile. Questa cosa mi spiace molto, perché se da un lato ha migliorato l'INCI ed è cosa buona, mi dispiace che abbia questa particolarità delle salviette compostabili, perché io credo sarebbe stata forse l'unica come marca da supermercato che aveva questa cosa e la confezione biodegradabile, insomma. Quindi le proverò, poi vi dirò come mi sono trovata, per adesso sono molto dispiaciuta di questa cosa, ecco, perché anche 1,99€ 72 salviette si possono pagare con la confezione biodegradabile. Ok, detto ciò, l'ultima cosa che non è Gently e che non è per bimbi, siccome io alla fine dei guai ultimamente con la Matilde ho molto ridotto i tempi che dedico alla cura della mia persona, soprattutto alla pelle del viso. Prima mi lavavo la faccia tutte le mattine per benino, avevo il tempo di struccarmi, adesso no. L'unica cosa che sono riuscita a mantenere, che facevo anche prima, è lo scrub al viso, perché io mi faccio lo scrub al viso tipo tutte le volte che mi faccio la doccia, ok? Quindi contate 3-4 volte a settimana, leggero, passo. Questa è l'unica cosa che sono riuscita a mantenere. Gli scrub li ho finiti e stavo cercando appunto uno scrub abbastanza verde, ecco. Ho preso questo qui, sempre trovato al Todis, della marca Nuvance. Vedete, Bio System. Attenzione perché c'è anche Nuvance e basta. Non avevo tempo di mettermi a controllare tutti gli inci, però la Nuvance credo che e basta, ecco, non abbia, cioè questa la Nuvance Bio System sia la linea verde della marca Nuvance, quindi attenzione. Ho controllato l'inci. L'inci non è perfetto, non è perfetto, però io credo che sia accettabile. L'unica cosa che non mi piace molto è che ha il profumo molto in alto, perché ce l'ha 1 2 3 4 no, 3 4 è al quinto posto il profumo. È al quinto posto su 13, ecco, quindi è abbastanza in alto. Vedete, l'inci non è cortissimo, ma non è nemmeno dei più lunghi. Ora lo proverò e vi farò sapere come mi trovo. Ancora non ho aperto nulla, insomma. E questo qui l'ho pagato. Nuvance. Scrub viso, 2,99€. Si può fare, insomma, per una cosa, ecco, che non è un prezzo proibitivo. Ingredienti 95% naturali, c'è scritto, quindi vabbè. Insomma, adesso vi ho fatto un po' vedere, andate al Todis se ce l'avete vicino, perché ci sono un sacco di cose nuove e devo dire questa settimana, adesso anche per la spesa in generale della casa, ho trovato proprio un sacco di offerte fatte bene, insomma, non quelle cose finte, no? E tra l'altro, se avete dei bimbi piccoli, date anche un'occhiata al prodotto dei Todis della linea da mangiare proprio per i bimbi piccoli, perché ci sono delle cose carine. Ok, io adesso devo andare perché vi stavo facendo il video intanto che il papà sta facendo la doccia con la Matilde, quindi la devo andare a recuperare. E siamo multitasking noi mamme, c'è poco da fare, no, questo più che multitasking è tipo Tetris, no? Incastro le cose. E niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti, ciao ciao.